Visto che siamo nel Festival della Bellezza, il rapporto di Laura Mormorante con la bellezza? Non so cosa si intende per bellezza esattamente, Neanch'io. è difficile Speravo in dirle. una Ah, illuminazione. ecco, perché non è tanto facile definirla. Io personalmente penso che nella bellezza, è un po' come il discorso che facevo prima sugli attori e sull'autocompiacimento, nella bellezza la parte più importante della bellezza è la grazia per me, e la grazia vuol dire l'inconsapevolezza. Quando questa inconsapevolezza finisce, per me finisce la grazia e finisce la bellezza. Non riesco a vedere la bellezza in questo senso. Per me è un po' come, sai, la storia di Kleist, questo è un aneddoto No, no. bellissimo del teatro di marionette, vabbè. Insomma, c'è un saggio di Kleist molto famoso, un brevissimo saggio che si chiama Saggio sul teatro di marionette, dove a un certo punto il narratore si trova, vede uno spettacolo di marionette e si stupisce perché vede in platea, in mezzo agli spettatori, vede il più grande ballerino vivente. Allora alla fine dello spettacolo dice: ma perché lei viene qui a vedere le marionette? Lui dice: come perché? Perché un ballerino ha tutto da imparare dalle marionette, perché le marionette non perdono mai la grazia, dice lui. E su questo comincia tutto un discorso sulla grazia, e a un certo punto viene raccontato da questo ballerino l'episodio di questo giovane bellissimo, eccetera, che è estremamente bello, estremamente grazioso, che un giorno si vede mentre riflesso, mentre si allaccia una scarpa, e nota quanto il suo gesto sia grazioso e bello. Da quel momento la grazia è perduta per sempre, non c'è più modo di ritrovarla. Ecco, è un po' questo. Quindi io sono molto poco sensibile alla bellezza nel senso classico, sono sensibile alla grazia, molto, è quella che io considero bellezza, il resto mi importa poco, insomma. E in un film, nel cinema? Nel cinema cos'è la bellezza? Sì. Cioè in che senso? Quali film? Cosa No. che ti induce a dire questo film è bello? Ma mica so se lo so definire. Non lo so, è difficile, è un po' come fare una versione in prosa, sai, ora forse non si usa più, ma quando si era ragazzini noi ci facevano fare la versione in Della prosa commedia di delle Dante poesie. Cioè, ma o di Leopardi. come si fa a fare una versione in prosa? Non vedo, cioè, non so dire, non c'è una ricetta per la bellezza. Mi è piaciuto molto il film di Cuarón, Roma, mi è piaciuto molto, è l'ultimo film forse che mi è davvero piaciuto, e anche forse da molti anni a questa parte, Nel cinema italiano? cosa mi è piaciuto ultimamente? Prima di tutto ho visto pochi film ultimamente. Male. Forse per ricordare un film che mi è piaciuto, il primo che mi viene in mente è il primo film di Kim Rossi Stuart, quello che si Beh, chiamava torniamo indietro. Sempre libero, vabbè, che mi colpì moltissimo come film. Ma se no, non lo so cos'è che fa di un film bello, non lo so dire. Non mi piace la manipolazione, non mi piace non mi piacciono i film che ti vogliono far piangere, ti vogliono far ridere, quelli che ti. Sono anche un po' claustrofobica, quindi se vengo troppo spinta in una direzione mi dà fastidio. Quindi mi piace che mi sia lasciata un po' di libertà. Se voglio piango, mi commuovo, se no no. Se voglio rido, sì, ma se no, no. Così, insomma, non mi piace sentirmi manipolata, ecco. Non so se ho risposto, ma Hai insomma, risposto, sì. sì.